Ciao Papu, buonasera! Ragazzi, eccolo! Come stai? Come stai? Tutto bene? Bene, sì, voi? Benissimo, benissimo. Allora, sempre un piacere sentirti, Papu. Allora, Papu, prima domanda. Tu lo fai il fantacalcio? Perché non te l'abbiamo mai chiesto. No, io no. Tu non lo fai, però hai compagni che lo fanno, vero? Sì, sì. Ci sono. Io so che in Argentina, tu me lo dicevi quando ci siamo incontrati, c'è un gioco simile, giusto? È il grande te, sì. Mi dicevi giustamente che è una versione del fantacalcio. Non è malattia come qua. Qua è malattia, infatti il Papu. Veramente pazzesco. Immagino, ti scrivono in pochi, no? Papu, immagino sul fatto, oggi, no? Non riesco neanche a leggerli. E uno di quelli sono io, Papu, tra l'altro. Che ti scrivi. Sì, come ho insultato l'altro giorno, no. Non è vero, non ti ho mai insultato. Caramba, io sono un mister positivo. Io do sempre la carica. A proposito, domani ti schiero, cioè weekend ti schiero? Io ho il mio oroscopo, sì? Che è il mio mese è dicembre. Ah, quindi siamo in dicembre, allora, quindi va benissimo. Un mago. Allora, sì. Papu, noi abbiamo gli ascoltatori che hanno ovviamente mandato tantissimi messaggi sui dubbi del loro fantacalcio, tu li aiuterai adesso un po' a scioglierli, ok? Sì. Pronto? Sì. Allora, metto Immobile o Suso? Ecco, allora, ti do un aiuto. Immobile della Lazio, ovviamente, sì, impegnato contro la Samp a Genova, occhio. Sì. Suso invece in casa del Benevento. Suso. Quindi Suso, secco. Questo è facile, eh? Suso. Non è facilissimo perché è Immobile, insomma, capocannoniere, cioè, quindi non era scontato. La Samp in casa è forte. Verde del Verona, sì. O Petagna. Petagna. Chiesimo, chi è? Ciao ragazzi, chi mando tra Palacio o Tarabt? Ecco. Oh, scusa, Tarabt. Allora, qua la scelta è già un po' più difficile. Allora, Palacio ovviamente del Bologna in casa col Cagliari. Tarabt invece è impegnato lunedì sera nel Monday Night contro il Verona a Verona. No, Palacio. L'argentino è il trenza tutta la vita. La Padula o inglese? Anche qua, stesso discorso. Inglese. Gioca a San Siro con l'Inter, però, Allora, tu... Ti piace? Anch'io, sì, è una squadra rognosa. Un gol lo fa, quindi inglese. Vai proprio come tecnico. Allora, anche, grande. Dubbio in porta. Quindi tu che li vedi spesso i portieri. Li guardi in faccia. Sì. Stracoscia o Alisson? Ti do un aiuto? Allora, Stracoscia contro la Sampdoria. Ok, sì. Quindi sempre a Genova. Alisson invece che gioca in casa domani contro la Spal. Alisson, questa era facile. Yes, sentiamo. Vai. Ciao ragazzi, tre giocatori tra. Sì. Tre tra. Immobile, Papu Gomez, André Silva o Simeone. Quindi escluderne uno praticamente, no? Allora, André Silva e l'ultimo chi era? Simeone. Allora, Immobile, Papu, André Silva, Simeone. Devi toglierne uno, non... puoi anche toglierti. No. Vediamo Simeone con chi? Simeone gioca in casa contro il Sassuolo. André Silva mi gioca a Benevento. Beh, te giochi contro il Torino. E l'altro era Immobile sempre contro la Sampdoria a Genova. Papu Gomez. Togli Papu. Escludo, però è dicembre, attenzione. È dicembre, però. C'è l'oroscopo. Ah, è vero. Vabbè, ma con questo freddo inizia un po' dicembre. È difficile. Ora... Papu, grazie mille come sempre, davvero simpaticissimo, gentilissimo. Domanda che facciamo a tutti i calciatori che intervengono qui per la rubrica del fantacalcio. Mi dici il forse è facile per il Papu, il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte invece che hai affrontato. Cioè quello con cui hai giocato che lo vedi giocare e hai detto quanto cavolo è forte, un'idea ce l'ho. Il più forte era il Pitu Barriento. E il Pitu Barriento. Papu, tu hai giocato con Messi, però anche. Però... Quel signore che è morto. No. Scusa? Sì.
questo più forte. È più forte di Messi. Barrientos, ricordiamo che tu hai giocato con Barrientos al Catania, giusto? Il tridente d'attacco Verghesio Barrientos Gomez. Quindi Barrientos è il più forte. E invece il più forte che hai affrontato, contro. Quindi contro. Ci sono magari Pirlo e anche Ibrahimovic. Tra Barrientos e Pirlo? Sono diversi. Io per me il compagno ideale era Barrientos. Non barba Messi. Non ce ne voglia Messi, ma Barrientos è Messi di Bala, una serie di giocatori. Intanto Messi non ha mai fatto gol in Serie A. È vero. Giusto. Senti cosa dice Rollo, Papu. Papu, Messi non ha mai fatto gol in Serie A. Ti dico solo questo, quindi. Barrientos anche in Europa League. Esatto. grande. Ciao Papu, in bocca al lupo. Grazie. Continua così, un abbraccione. 105 autogol.